Abbiamo pranzato qui, è stato particolarmente faticoso passare indenni dalle bancarelle, entrare in un teatro, sedersi ad ascoltare, quindi grazie per esserci e saluto anche il direttore del Presidente Cianciulli, il dottor Fiorentino, grazie di essere qui, benvenuti. Invito tutti i relatori sul palco e così diamo inizio. Tanto può essere. Allora, io oltre a ringraziare voi, ringrazio il Ministero delle Attività Produttive, il CNCU, la Regione Marche per l'ospitalità e questa magnifica città così significativa, il fatto di essere qui, è stato detto anche questa mattina. Io ringrazio i relatori che hanno aderito e partecipato a questo primo workshop che va ad approfondire qua il tema dell'educazione finanziaria, già affrontato ampiamente questa mattina, facendo tesoro anche di quelli che sono gli stimoli venuti dalla discussione, della presentazione di questa mattina. E si parlerà dunque di educazione finanziaria con la vulnerabilità dei consumatori. Ringrazio e vi presento i relatori: Magda Bianco, capo del servizio tutela dei clienti e di riciclaggio della Banca d'Italia, la dottoressa Paola Soccorso, ufficio studi economici della Consob, Giovanna Boccio Robutti, direttore generale Fondazione per l'educazione finanziaria e risparmio FEDUF, la professoressa Marinelli Nicoletta dell'Università di Macerata, esperta in gestione dei rischi e strumenti di derivati, e il professor dell'Università Cattolica di Milano, docente di diritto dell'informazione. Grazie a tutti, io credo che ci siano tutti gli elementi per affrontare a 360 gradi ed approfondire quello che è emerso questa mattina. Io vorrei iniziare dall'attualità per parlare di educazione finanziaria, che è un tema da sempre caro all'Associazione dei Consumatori, sia alle nuove nate, diciamo alle più giovani, sia a quelle un po' più anziane, come quella della quale faccio parte io, che altro consumo, questo tema è sempre stato affrontato. Quindi, ed è uno dei temi importanti dell'impegno dell'Associazione dei Consumatori. Quindi vorrei iniziare però dall'attualità. Attualmente, e ringrazio il Presidente che è qui in prima fila, grazie di esserci, professoressa Ruzzati, io vorrei iniziare da quella che è l'attualità, appunto dal Comitato Edufin, delle slide che prego la regia di poter mandare, che già ce l'ho con video. Vorrei iniziare da quella che è, secondo le associazioni dei consumatori, l'educazione finanziaria, che è vista come una missione appunto di conoscenza, e iniziare dal Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Come è stato ampiamente detto, il Comitato Nazionale è stato istituito con un decreto legge il 3 agosto 2017, fanno parte 11 membri che rappresentano in toto a 360 gradi il mondo dell'educazione finanziaria, della finanza, delle autorità, alle associazioni dei consumatori con una rappresentanza del CNCU, ed è stata presentata una strategia nazionale con un programma dal 2017-2019 e sono stati stanziati 3 milioni di euro da parte del Ministero delle Finanze. Parlando di educazione finanziaria è necessario anche parlare anche di risorse, e il Presidente appunto è la professoressa Anna Maria Rosati, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di ascoltare questa mattina e che ringrazio della sua presenza in questo workshop. E diciamo, l'obiettivo del Edufin è quello di fare in modo che le conoscenze e le competenze finanziarie diventino un patrimonio per tutti, in quattro aree individuate grazie all'OCSE, quindi la moneta, la transizione, la gestione del budget, del risparmio, il rischio e il rendimento, il sistema economico e finanziario, secondo quattro direttive, con delle iniziative su vasta scala per tutti i consumatori, con dei sistemi di incentivi e mettendo a sondando quali sono le eccellenze e facendo anche un'operazione meritocratica tra le eccellenze in modo da valorizzarle, un lavoro insieme alle varie stakeholder e protagonisti dell'educazione finanziaria, con delle iniziative indirizzate a tutti, giovani, adulti, gruppi vulnerabili, individuali appunto
dal comitato e anche i piccoli imprenditori. Questa è una nota molto importante, perché è vero che non è un problema solamente dei consumatori, ma anche della piccola imprenditoria, quella dell'inclusione finanziaria, con delle misurazioni di risultati per quanto riguarda i giovani, appunto l'indagine PSA, e per gli adulti l'indagine della Consob. Allora, seguono delle osservazioni da parte dell'Associazione dei Consumatori con delle proposte da considerare nell'ambito della strategia nazionale, ed emerse anche nell'analisi del sito appunto messo a disposizione dall'Aerofin, che è quello che conta. Una prima cosa che ci è sembrata a tutti è che a volte bisogna essere un po' più concreti, e mi spiego, cioè è necessario dare a questi strumenti, nell'educazione finanziaria è necessario dare gli strumenti ai cittadini in modo da aiutarli effettivamente nelle scelte, nei momenti di difficoltà. Quindi riteniamo che, utilizzando una tecnologia semplificata, chiara e che arrivi in maniera diretta anche nelle comunicazioni ai consumatori, e mi spiego, a volte sembra il sito, guardando i video, guardando i vari strumenti finanziari analizzati, che sia scelto un criterio più logico, ad esempio l'ordine alfabetico al quale sono stati messi i vari argomenti, che invece secondo le esigenze e il bisogno dei cittadini, dei risparmiatori che si trovano in difficoltà. Quindi magari sarebbe necessario iniziare prima da quegli stati di difficoltà, partita del lavoro, richiesta di un prestito, indebitamento, che possono essere messi a disposizione per coloro i quali si trovano momentaneamente, speriamo, in difficoltà economica, in modo da dare subito degli strumenti. Quindi parlare più di un'inclusione finanziaria e contobasi, mutui, prestiti. Il comitato, come dicevo prima, si compone di 11 membri. Tra questi membri ci sono delle autorità di controllo, dei settori fondamentali della finanza, dell'educazione finanziaria, Banca d'Italia, Consob, IVASS. Allora, perché non valorizzare questa presenza? E, nel senso, le autorità di controllo hanno il ruolo non solo preventivo di evitare problemi nel sistema finanziario, ma hanno anche un ruolo di intervento quando ci sono delle scorrettezze nell'ambito del mercato finanziario e economico. E perché allora non fare un po' come ha fatto un'altra autorità, qua mi metto in concorrenza, come l'ENAC, che ha fatto una bad list delle compagnie aeree che sono state non autorizzate per quanto riguarda la sicurezza. È un'informazione utilissima al cittadino, al risparmiatore. Quindi se le autorità, che spesso sono state oggetto, non ultimo anche questa mattina, di critiche perché non intervenute in alcuni momenti delle crisi finanziarie, dei problemi dei crack finanziari, invece di dare una risposta con tutti gli interventi che fanno, i provvedimenti che mettono in atto per tutelare i risparmiatori, tutelare il risparmio dei cittadini, dare una contezza anche nello stesso sito. Sarebbe un'idea che credo che possa essere una giusta bussola anche per il cittadino risparmiatore che voglia saperne un po' di più e informarsi in maniera utile e concreta. Un altro suggerimento che mi permetto di dare, sempre con il confronto con gli altri colleghi dell'associazione, è quello che il ruolo dell'associazione dei consumatori sembra essere un pochetto, come dire, a ruota delle indicazioni del comitato stesso. Allora, so che attualmente è stato anche detto, un censimento delle attività di educazione finanziaria attivate da vari soggetti. Ecco, valorizzare queste esperienze che già hanno le associazioni dei consumatori e coinvolgerle anche nel portare avanti questo programma di educazione finanziaria in maniera attiva e di confronto, perché effettivamente hanno un'esperienza e sono un po' la chiusura lampo tra quella che è l'autorità e quella che è il bisogno del cittadino. Quindi, come dire, usateci, usate la nostra esperienza e anche a nome anche dell'altra associazione, anche competenza maturata nel settore.
E poi gli strumenti, ovviamente nell'ambito finanziario non è sempre il cittadino viene informato, sceglie il prodotto finanziario tutto bene, a volte va anche male. Quindi perché non dare una maggior evidenza anche nel sito e nel programma stesso dell'Ecofin di quello che è il ruolo degli arbitri presenti in Banca d'Italia, presenti nella Consob, come accedere, come in maniera evidente, cioè in maniera più dirompente. Oltretutto, tra poco ci sarà anche la possibilità di avere un arbitro, non so, almeno se ne discuteva prima dell'apertura dei lavori del nuovo governo, di avere un arbitro anche nell'ambito delle assicurazioni. E questo è molto interessante perché non ultima una sentenza del 27 aprile sulle polizze vite che vengono considerate della Corte di Cassazione, che vengono considerate dei prodotti non assicurativi, quindi non previdenziali, ma dei prodotti veri e propri, dei veri prodotti di investimento finanziario. Quindi è utile dare evidenza di questi strumenti ed è utile anche dare evidenza di quello che è il lavoro che queste autorità fanno su questi argomenti, il lavoro che fanno tra loro, perché per forza di cose il settore finanziario non è così chiaramente suddiviso poi nella realtà tra quelli che sono i prodotti bancari, quelli che sono i prodotti di investimento e quelli che sono i prodotti assicurativi. A volte ci sono delle zone grigie nelle proposte di mercato e so che c'è un lavoro anche con l'antitrust, quindi dare evidenza di questa attività, perché nulla più del fare rende noto quanto valore hanno determinate procedure. E poi invece di rimettersi poi in situazioni di default, questa è una terra che ha visto veramente e gravemente segnata dai problemi per la banca Marche, non aspettare di intervenire con un decreto che poi è un po' a costo di tutti i cittadini e non risolve assolutamente il problema, ma risolve il problema di pochi e dei più svantaggiati, ma magari di valorizzare di incentivare alcune procedure come quella della conciliazione che in altri settori, che in altri momenti di crisi finanziaria, di problemi per i risparmiatori, mi riferisco ad esempio alla Parmalat, è riuscita a gestire bene i problemi di molti consumatori e risparmiatori che erano rimasti ingabbiati in quello scandalo. Quindi queste non vogliono essere delle critiche pure buone, ma vogliono essere solamente dei suggerimenti in modo da migliorare la collaborazione che deve esserci per forza di ascolto e di risposta tra le associazioni dei consumatori e il Comitato per l'Educazione Finanziaria e le istituzioni. Tu hai analizzato quello che vale. Per quanto riguarda come si intende l'educazione finanziaria da parte dell'associazione dei consumatori, è una questione soprattutto di cultura. Cerchiamo di partire da un'educazione al consumo per poter poi parlare di risparmio in funzione del consumo stesso, quindi educare ad un corretto consumo, ad una corretta individuazione dei bisogni, che forse è il primo passo verso un corretto risparmio. E anche stimolare i risparmiatori e i consumatori a essere meno pigri, meno in sudditanza davanti al mondo finanziario, a poter scegliere, a vedere, a confrontare i prodotti. Non è detto che il conto corrente, che la banca presso la quale ho il conto corrente sia quella che mi offre un prodotto di mutuo migliore di un'altra banca. Ho cambiato, ma speriamo sempre di incentivare una rivoluzione, un po' come è stato fatto nei servizi di telefonia nel mondo dei consumatori, cioè che scelgono e che siano più attivi e meno timorosi nel cambiare sia il proprio referente assicurativo, il proprio referente bancario o il proprio referente per gli investimenti finanziari. Quindi una parte importante che è stata toccata anche questa mattina è quello di formare anche gli operatori, perché si può essere educati e informati quanto si vuole, ma poi se gli operatori non ci parlano del contratto preliminare, non ci rappresentano la MiFID 2 in una maniera corretta e trasparente e ci danno consapevolezza della nostra profilazione, l'educazione finanziaria delle risparmiature serve a ben poco. E vado a concludere perché poi richiamerò pure i tempi i relatori per poter parlare più che fare il secondo giro di tavolo. Gli strumenti che utilizziamo come associazione
consumatori è quello della tutela e della consulenza quando il problema è il singolo, azioni lobby di confronto con le autorità, forme di comunicazione un po' più innovativa e sintonica, dal teatro ai social, ai giochi, alla sintonia con le persone, anche festival, l'informazione su tutte le possibili piattaforme anche social per avvicinare anche i giovani, test comparativi, banche dati. E concludendo, per noi l'associazione è importante per l'educazione finanziaria, non sia solo un attimo di didattica e di insegnamento, ma sia un qualche cosa che possa essere utilizzato, un po' come il senso della parola stessa, l'etimologia della parola stessa che deriva dal latino. Educare appunto deriva da educere, quindi trarre fuori, non trasferire tante le conoscenze, ma sviluppare una capacità di competenze, perché era un po' quello che veniva detto dal professore stamattina, uno degli ultimi relatori, da parte della trasparenza: se mi devo lavorare di appendicite, non è detto che devo aver fatto l'esame di anatomia, però devo dare delle informazioni affinché l'operazione appendicite riesca bene, non mi dia problemi, ad esempio se sono allergica a dei farmaci e così via. Quindi è importante utilizzare questa informazione, insomma è un po' questo in sintesi, con un'immagine, quello che intendiamo fare, dare gli strumenti davanti al mondo che diventa sempre un po' più complesso e sempre un po' più difficile da per orientarsi. E concludo davvero dicendo che è importante sì formare, informare ed educare il consumatore e il risparmiatore, ma è importante, facendo un parallelo con il galateo, con il mangiare, visto che siamo appena tornati da pranzo, non è tanto solo importante sapere come stare a tavola, ma è importante tanto anche capire cosa ci mettono nel piatto, perché altrimenti è del tutto inutile sapere usare il forchetto e coltello se non si sa quello che si mangia. Quindi segniamo bene gli ingredienti. Io vi ringrazio, ho concluso, adesso do la parola alla dottoressa Marta Bianco per Banca d'Italia e spero che gli stimoli sono stati messi in abbastanza sulla tavola, appunto, e sentiamo Banca d'Italia, che è sicuramente l'autorità che si è mossa molto sull'educazione finanziaria, che cosa si è fatto, che cosa avete intenzione di fare, come, a che punto siamo. Grazie. Silvia, grazie per l'invito a essere qui in questa città bellissima, anch'io come tutti sono contentissima di essere qui, è una bellissima giornata, è molto interessante per noi, molto stimolante, cercheremo di raccogliere anche i tanti stimoli che stanno venendo. Educazione finanziaria e vulnerabilità dei consumatori, è un tema molto importante per noi in Banca d'Italia. Io vorrei dire qualche parola, adesso si appaiono, sull'importanza di trattare questo tema partendo sull'importanza di trattare il tema partendo dalle esigenze, dai bisogni dei consumatori, di chi si pone davanti a delle scelte di consumo, di risparmio di consumo, e poi comprendendo che oggi in particolare abbiamo bisogno di utilizzare tanti strumenti, perché abbiamo sentito stamattina Anna Maria Lusardi che ci diceva che l'educazione finanziaria è la risposta a un mondo che cambia, è un mondo che sta diventando più complesso, un unico strumento sicuramente non basta, dobbiamo fare ricorso a molti strumenti che si parlino tra loro, che siano sinergici. E dirò una parola naturalmente su quello che facciamo noi come Banca d'Italia in generale e oggi ancora più all'interno del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Partire dai bisogni. Le prime informazioni sono quelle di cui in parte ci ha parlato la professoressa Lusardi, e cioè relative alle conoscenze, ai comportamenti, agli orientamenti dei cittadini, dei consumatori. Le indagini di confronto internazionale sono la prima fonte per capire come ci collochiamo. Sappiamo, ce l'ha detto stamattina, che siamo in una collocazione piuttosto critica, però forse oggi per poter ragionare su come intervenire non ci basta solo capire dove siamo, ma capire da dove vengono queste debolezze, come si caratterizzano.
Questa indagine che abbiamo svolto sulla base della metodologia OCSE ci dice che sul fronte delle conoscenze siamo in difficoltà, vi farò un paio di esempi, anche sul fronte dei comportamenti, per esempio sulla capacità di utilizzare forme di budget, di programmazione anche all'interno della famiglia, pure abbiamo delle difficoltà. Abbiamo minori difficoltà, cioè siamo più in linea con gli altri paesi OCSE quando parliamo di orientamenti, di attitudini verso il medio e lungo periodo, perché nel complesso siamo un paese risparmiatore, anche se il risparmio sappiamo che si è ridotto negli ultimi anni, e siamo un paese che si indebita relativamente poco rispetto ad altri paesi. Quindi abbiamo delle virtù su cui è bene naturalmente costruire. Un flash sulle conoscenze, l'abbiamo sentito pure questo stamattina, calcolare un interesse semplice relativo per esempio a un conto di deposito è un'operazione che solo il 47% delle persone intervistate riesce a fare correttamente. Calcolare un interesse composto, cioè quello che succede a un deposito in cui c'è un tasso di interesse del 2% annuo, è più difficile e consente una risposta corretta solo al 37% delle persone intervistate. Quindi sul fronte delle conoscenze, delle conoscenze di base naturalmente, queste sono le difficoltà che rendono naturalmente difficile poi leggere fenomeni o leggere documenti. Però se qualifichiamo un po' meglio queste difficoltà, vediamo appunto delle peculiarità che possono servirci per rispondere con gli strumenti più corretti. Intanto la consapevolezza di non sapere. Più della metà della popolazione, oltre il 50%, pensa di sapere meno della metà, meno della media. Questo significa appunto che c'è una consapevolezza del non sapere, e abbiamo sentito stamattina che questa riguarda forse più le donne che gli uomini, che però è un punto di partenza importante nell'affrontare il problema. Addirittura qua abbiamo un 23%, quelli rosa nella colonnina di sinistra, che ha un punteggio effettivo sopra la media ma pensa di essere sotto la media, quindi diciamo abbiamo un problema di overconfidence molto limitato rispetto agli altri paesi, ce l'abbiamo anche noi ma è più limitato. Questo pensare di non sapere, se da un lato evita di prendere forse eccessivi rischi, dall'altro però supporta degli altri aspetti negativi, perché chi ritiene di sapere poco partecipa di meno al sistema finanziario, quindi ha un minore possesso di azioni, obbligazioni, fondi comuni, quindi strumenti che in teoria consentono di valorizzare la propria ricchezza finanziaria. Si è un po' più indebitati, si assumono, si adottano in misura minore piani pensionistici. Dall'altra parte naturalmente resta vero che chi si valuta scorrettamente, cioè pensa di sapere di più rispetto a quello che effettivamente sa e quindi overconfidence, si espone a una serie di rischi e questo appunto lo sappiamo. Alcune altre fonti di informazioni che però noi riteniamo molto importanti riguardano l'interazione della clientela con il mondo finanziario. Per esempio per noi sono molto importanti le informazioni che ci vengono dagli esposti che vengono fatti dai clienti direttamente a noi, alla Banca d'Italia. Ne riceviamo negli ultimi anni circa 10.000 l'anno. Oltre il 40% riguardano problemi nel finanziamento, quasi il 20% riguardano segnalazioni nella centrale dei rischi. Da queste lamentele, da queste interazioni che noi abbiamo con la clientela, possiamo trarre informazioni importanti. Da un lato abbiamo evidenze, analizzando le singole lamentele, di in alcuni casi non piena consapevolezza della clientela, di assumere degli impegni e di incorrere in alcune conseguenze se sono inadempienti. Dall'altro però abbiamo anche evidenze naturalmente di intermediari che in alcuni casi non sono loro stessi adempienti o comunque in alcuni casi non sono collaborativi, ritardano o non chiudono i rapporti quando viene richiesto dalla clientela. Quindi questa è una fonte importante sui due lati della relazione contrattuale. Analoga fonte informativa è quella dei ricorsi all'arbitro bancario. L'arbitro bancario finanziario, ne ha parlato stamattina la professoressa Lucarelli, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. I ricorsi all'arbitro
22.000 circa nel 2016, oltre 30.000 adesso sono nel 2017, ci raccontano anche questi una serie di cose sulle criticità nella relazione tra clienti e intermediari. Per esempio il fatto che la maggior parte dei ricorsi si concentri sul mercato della cessione del quinto dello stipendio ci dice alcune cose sulla criticità di questo mercato che ci portano a intraprendere alcune azioni, a dare alcune risposte. In generale i dati che ci vengono dall'arbitro ci consentono di verificare quali sono le aree del mercato dove sono maggiori le criticità, per esempio in proporzione alla diffusione dello stipendio. E queste sono sicuramente relativamente elevate nel credito al consumo, nell'utilizzo delle carte di pagamento, di debito e di credito, con delle differenze appunto. In alcuni casi sono segnali di criticità nei comportamenti degli intermediari, in altri segnalano, come per gli esposti, alcune difficoltà o mancanza di consapevolezza da parte della clientela. Allora, le risposte devono essere adeguate a un sistema, a un mondo che sta cambiando, come diceva stamattina la professoressa Lusardi, un contesto che è in evoluzione, che è un contesto fatto di complessivamente, non solo in Italia, ma in Europa, nel resto del mondo, minore tutele da parte dello Stato, un sistema di welfare che sta arretrando per tanti motivi, appunto, non solo in Italia, in moltissimi paesi, un sistema finanziario che offre molti più prodotti, in alcuni casi anche più complessi, quindi opportunità e rischi, la tecnologia che anch'essa offre molte opportunità ma anche molti rischi. Ecco, questo significa che per affrontare complessità di questa portata probabilmente un unico strumento non è sufficiente. Occorrono più strumenti, una combinazione di strumenti. Se volessimo sintetizzare due grandi aree, noi pensiamo che la combinazione giusta sia quella di avere da un lato tutele forti per i clienti e dall'altro forme di educazione finanziaria che ne innalzino la consapevolezza. La prima gamba, quella delle tutele forti nel mondo bancario e finanziario, è fatta in generale, almeno sulla base delle buone prassi internazionali, anch'essa di due gambe: la vigilanza sulle banche con un'azione diciamo prevalentemente ex ante, poi in alcuni casi anche ex post quando le cose non vanno bene, ma tendenzialmente ex ante, ed è una vigilanza che via via ha acquisito più poteri, più capacità di intervento. Pensiamo ai poteri che ha dato negli ultimi anni la normativa di chiedere addirittura le restituzioni agli intermediari quando si sono verificati casi di appropriazioni non dovute da parte della clientela. L'utilizzo di questo strumento negli anni dal 2015 al 2016 ha consentito la restituzione alla clientela di un ordine di grandezza di poco meno di 200 milioni di euro. L'altra gamba di tutela è quella che consente di arrivare dove gli strumenti della vigilanza, i poteri della vigilanza non arrivano, che sono tipicamente l'interpretazione del contratto, della relazione contrattuale specifica tra intermediario e cliente, e sono strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia civile. Anche questa sta diventando una buona prassi internazionale europea e devo dire che la pubblicità l'ha fatta di nuovo la professoressa Alcarelli stamattina. Noi pensiamo che l'arbitro bancario finanziario, che è nato nel 2009, abbia un po' anticipato questa evoluzione che stiamo osservando nel mondo europeo. È appunto uno strumento che noi crediamo importante, è indipendente dall'autorità di regolazione, vi sono rappresentati soggetti nominati da noi, ma nominati anche dagli intermediari e dai consumatori, e ci sembra di poter dire che questa funzione indipendente è stata svolta correttamente. Tra l'altro con l'arbitro un pochino svolgiamo quel ruolo che chiedeva Silvia Castronovi, cioè di name and shame, cioè di nominare gli intermediari che fanno meno bene di altri. Gli intermediari che non adempiono alle decisioni dell'arbitro vengono pubblicati, ma non solo, vengono pubblicati nella relazione annuale anche tutti gli intermediari con i loro ricorsi, quindi non solo quelli che non adempiono, ma anche quelli che hanno tanti ricorsi, e quindi questa è una forma di diciamo, pubblicità positiva o negativa a seconda di esserci o non esserci in questa lista.
A destra abbiamo tutto il mondo dell'educazione finanziaria. Allora, l'educazione finanziaria noi crediamo deve essere fatta di due grandi aree. Una è quella di fornire a tutta la popolazione, come diceva stamattina la professoressa Lusardi, competenze di base. Nessuno vuole fare di ciascuno di noi un esperto di finanza o un consulente finanziario, ma di avere l'alfabetizzazione di base, quella che ci consente di leggere il mondo, di leggere quello che succede e di fare in casa nostra alcune scelte fondamentali: risparmio, consumo, risparmio, cosa faccio, faccio qualche calcolo su cosa mi posso permettere, e poi naturalmente scelte più complesse sugli strumenti finanziari. Ma c'è una seconda area che è altrettanto importante, che è quella di diffondere le conoscenze sui propri diritti e sugli strumenti di tutela, quindi per esempio sull'arbitro bancario finanziario, sull'arbitro per le controversie finanziarie e speriamo a breve sull'arbitro per le controversie assicurative, così come gli altri strumenti di tutela. Che cosa facciamo in Banca d'Italia sul fronte in particolare dell'educazione finanziaria? È un'attività che facciamo da diversi anni, via via sempre più in collaborazione con altri soggetti e oggi naturalmente all'interno del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Il modo in cui la facciamo è partire dall'analisi, le indagini internazionali che vi ho mostrato prima ne sono un elemento, approfondimenti su queste analisi per cercare di capire che cosa ci dicono sulle caratteristiche, sulle esigenze e quindi quali sono le risposte più adatte, e come vi dicevo analisi delle risposte e dei ricorsi ABF. Quello su cui ci siamo concentrati fino agli anni più recenti è il mondo dei ragazzi nelle scuole, per i quali abbiamo un percorso con cui raggiungiamo le scuole attraverso la collaborazione con gli insegnanti. Noi lavoriamo con gli insegnanti che poi riportano nelle scuole con gli studenti le competenze, le conoscenze, un concorso per le scuole e da quest'anno un percorso di alternanza scuola-lavoro. Il mondo degli adulti è quello più sfidante, su cui stiamo cercando di entrare. Fino adesso ci siamo entrati solo con la seconda anima che vi dicevo prima, quindi con le guide in parole semplici per gli adulti che sono disponibili presso gli intermediari su quali sono le cose a cui stare attenti, quali sono gli strumenti di tutela. Adesso stiamo cominciando a lavorare anche sul raggiungere gli adulti attraverso strumenti che speriamo un po' meno ingessati di quelli nostri tradizionali di un regolatore, quindi qualche video, come diceva giustamente Silvia, e un po' di lavoro sperimentale per alcuni segmenti, diretti ad alcuni segmenti. Anche questa, ecco, il Comitato stiamo cercando di approfondire questo tema, è una buona prassi lavorare sulle singole tipologie di destinatari per capire quali sono le esigenze e affrontarle in modo coerente, quindi raccogliendo prima i bisogni e poi rispondendo. Questo degli adulti è un mondo veramente in cui dobbiamo raccogliere grandi sfide che non possiamo appunto raccogliere da soli. Il Comitato è sicuramente una prima risposta. Abbiamo un mondo appunto in evoluzione che rende davvero urgente intervenire. Per tutti occorrono creare, diffondere competenze, conoscenze di base, ovviamente lavorando anche in questo caso, tenendo conto delle peculiarità italiane, come dicevamo prima, per esempio noi siamo un popolo che risparmia di più, si indebita di meno, però probabilmente fa altri errori, su questo dobbiamo lavorare, sulle conoscenze degli strumenti di tutela, però per tutto questo mondo è fondamentale lavorare insieme a chi i consumatori li frequenta da vicino e quindi ne capisce e ne decodifica in modo corretto i bisogni e le modalità con cui a questi bisogni si può rispondere più efficacemente. È una cosa che stiamo tendenzialmente, che stiamo facendo da diversi anni, che con il Comitato facciamo in modo strutturale, data la presenza di un rappresentante delle associazioni dei consumatori, ma naturalmente raccogliamo la spinta, lo stimolo di Silvia a fare di più e meglio e raccogliere tutto quello che ci viene. Le indicazioni, per esempio, relative al portale sono esattamente quello che abbiamo chiesto di avere appunto in questa versione preliminare del portale per aggiustarlo, per renderlo più efficace nel raggiungere lo scopo per cui è stato creato. Per le diverse categorie naturalmente abbiamo l'esigenza di costruire dei percorsi che tengano conto di diverse competenze, non ci bastano quelle tecniche che abbiamo, insomma possiamo costruire,
abbiamo bisogno di lavorare sulle altre competenze, sulle competenze comportamentali, su quelle di comunicazione, se vogliamo davvero raggiungere le persone, le loro esigenze e trasmettere alcune competenze. Grazie. Grazie, grazie mille Marta, e grazie a Marta Maria. Quindi adesso è stato detto più volte questa mattina quanto anche le neuroscienze stanno intervenendo sui comportamenti negli investimenti finanziari. È stato dimostrato sempre dalla professoressa Lucarelli, che è ipercitata perché ci ha un po' emozionato tutte il suo studio, ci ha interessato tutti, quanto sia scientificamente provato che l'informazione cambi l'approccio all'investimento. Ecco, quindi la parola a Consob, che so che ha seguito, che ormai anni che segue questo tipo del rapporto e della misurazione di quello che è l'emozione e nell'investimento finanziario. Paolo Soccorso, Consob, grazie. A posto con le slide? Io vado. Io vedo ancora quelle di Marta. Sì. Vuoi a mano con le... Sì, non riesco neanche a... Un attimo. E in questi momenti di pausa di tecnica volevo chiedere a Magda Bianco, intanto come Banca d'Italia, quanto come membro del comitato, e dicevo prima che ci sono 3 milioni di euro messi a disposizione del Ministero delle Finanze. Ecco, visto che comunque sia comunque un organismo istituzionale, l'EFIN, e perché non dare anche contezza di come, anche in base alla trasparenza amministrativa, si è previsto, per esempio anche nel sito, di dare contezza di come vengono, in quali settori sono stati investiti questi 3 milioni di euro per l'educazione finanziaria, in modo, come dire, di iniziare a dare buon esempio di come si tiene un bilancio e come si investono bene i soldi, in questo senso, anche pubblici. Dico di qua per non dare spazio. Assolutamente, l'obiettivo è la disponibilità. Il nostro obiettivo è naturalmente quello di rendere conto di quello che si fa. I 3 milioni sono disponibili nell'arco dei 3 anni, quindi è uno per ciascuno degli anni. Il primo anno purtroppo è stato poco tempo, sono stati solo 3 mesi di un anno nel suo complesso, e quindi sono stati fatti alcuni primi investimenti che hanno riguardato soprattutto il portale che avete visto e che anche voi commentato. Adesso stiamo esattamente lavorando a produrre informazione utile a rendere chiaro all'esterno come sono stati fatti questi investimenti, e stiamo discutendo adesso con il comitato l'utilizzo dei fondi invece che riguardano il 2018 sulla base di progetti che stiamo discutendo insieme e che vengono messi a confronto e competono tra di loro per verificare quelli più utili e anche quelli realizzabili, perché certo, i tempi per spendere questi fondi sono tecnici, richiedono certo. Mi rendo conto che non avevo dubbi che ci fosse un'operazione di trasparenza in tal senso, perché è anche esemplare, certo. Insomma, grazie. Certo. Allora, la parola a Paola Soccorso della Consob, vediamo un po' le comunità quanto ci costa, certo. Quanto ci rende. Grazie per l'invito. Sì, io, come ha anticipato Silvia, vi porterei qualche evidenza, darei anche io un po' di numeri, il che mi riesce anche bene anche se non l'ho bevuto a pranzo. Vi racconto quello che abbiamo rilevato, che rileviamo annualmente nel nostro rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. È un rapporto che si basa su un questionario somministrato a un campione rappresentativo di decisori finanziari, quindi si tratta di persone che all'interno del proprio nucleo familiare prendono autonomamente o principalmente le decisioni finanziarie riguardanti il nucleo familiare, e questo rapporto si è andato ingrandendo nel corso degli anni, perché non indaga solo i comportamenti di investimento, ma parte dalle scelte a monte, cioè scelte di risparmio, scelte di gestione del budget, abitudini nella lettura dell'informativa finanziaria, e ovviamente rileva anche quelle che sono
le conoscenze finanziarie. Noi ci siamo ispirati ovviamente alle Big Five della professoressa Lusardi, abbiamo chiesto, abbiamo rilevato quanto gli italiani ne sanno di inflazione, interesse semplice, diversificazione, ma anche della relazione rischio-rendimento, e i dati insomma sono ancora poco confortanti, perché 52% il blu conosce la relazione rischio-rendimento, questo vuol dire che un italiano su due non si rende conto che rischio e rendimento crescono assieme, e quindi un prodotto che offre un tasso di rendimento elevato può sembrare attraente, più che mettere in guardia il tasso di rendimento se appare come un'opportunità proficua di investimento. Quindi oltre a queste conoscenze di base, poi abbiamo indagato la conoscenza dei principali fattori di rischio, ossia rischio di mercato, di credito, di liquidità, che sono quegli elementi informativi che ricorrono nella documentazione fornita dagli intermediari agli investitori, e qui addirittura le risposte corrette scendono drasticamente, oscillano tra il 10 e il 18%. Quindi il concetto di rischio è ancora a vantaggio di pochi, perché per molti il rischio è facile dirsi la possibilità di poter perdere tutto o parte del capitale investito, ma magari tante persone non mettono a fuoco che il rischio è anche il rischio finanziario, è anche il rischio di non riuscire a disinvestire nel momento in cui si ha bisogno, di non riuscire a vendere sul mercato o di riuscire a farlo ma solo a un prezzo inferiore a quello che si è speso in acquisto i titoli che si hanno in portafoglio. Ovviamente si è parlato tanto di percezione, anche noi siamo andati a indagare quelle che sono le conoscenze percepite, che spesso guidano i comportamenti più di quanto facciano le conoscenze reali. Quindi nel corso del nostro questionario abbiamo prima chiesto, lei ritiene di conoscere il concetto di inflazione, il concetto di diversificazione, la relazione di rischio e rendimento, e abbiamo acquisito una risposta sì, no, non so. E poi invece siamo andati a richiedere ai nostri intervistati di scegliere la definizione corretta tra quelle proposte per i vari concetti finanziari. L'abbiamo detto, è importante capire che un disallineamento delle conoscenze percepite rispetto alle conoscenze reali può influenzare in un senso e nell'altro i propri comportamenti, perché come accennava sia la professoressa Rosati stamattina sia la dottoressa Bianco poc'anzi, persone, spesso le donne, che rispondono di non sapere, possono essere banalmente persone consapevoli di non sapere, il che è un buon presupposto per l'apprendimento, ma possono essere anche persone che evitano il coinvolgimento nelle decisioni finanziarie e quindi si sottraggono ad un processo di apprendimento, di learning by doing, di apprendimento che consegue al fare. Quindi si sottraggono a un meccanismo di conoscenza che deriva dalla scelta finanziaria quotidiana. Al contrario, le persone che sovrastimano le proprie capacità finanziarie spesso sono soggetti che sottostimano la variabilità dei rendimenti, oppure hanno l'illusione di controllo, pensano di poter governare gli esiti delle proprie scelte in funzione delle proprie conoscenze e delle proprie competenze, anche quando poi gli esiti delle proprie scelte spesso dipendono invece da fattori esogeni, dal contesto esterno. E spesso le persone più presuntuose si sottraggono anche al confronto con un consulente, quindi più ritengo di sapere e meno mi sento in dovere di chiedere il consiglio a un esperto. Quindi si diventa troppo spesso investitori fai da te perché si ritiene di sapere troppo. Anche per quanto riguarda la conoscenza dei prodotti finanziari, lo sappiamo ovviamente, i prodotti più diffusi, anche quelli più familiari ai decisori finanziari italiani, sono, oltre ai depositi, ai conto correnti, i titoli di Stato italiani, italiano, i fondi obbligazionari, gli immobili detenuti a fine di investimento ovviamente. Ma vorrei portare la vostra attenzione su l'ultimo istogramma in basso. Per il 20% degli intervistati risultano sconosciuti tutti i prodotti che abbiamo proposto tra le alternative di investimento, e questa percentuale scende al 15% tra gli investitori. Quindi ci sono persone che investono ma poi non si sentono di poter manifestare una familiarità con qualche prodotto di investimento. Siamo andati a indagare, oltre alle conoscenze, anche quelle che sono le spinte emotive, come diceva Silvia, o le leve dell'apprendimento. E quello che è emerso è che l'interesse ad approfondire materie finanziarie cresce
quando è esplicitata l'utilità della conoscenza, della nozione di cui si sta proponendo l'approfondimento. Quindi se io mi rendo conto che una certa nozione ha un riflesso immediato nella mia vita di tutti i giorni, sono più interessato a padroneggiarla, a farla mia. E un'altra importante informazione che abbiamo rilevato è che c'è una forte associazione positiva tra conoscenze e interesse, il che, al di là del nesso di casualità, vuol dire che l'interesse stimola la conoscenza e la conoscenza rafforza l'interesse. Dobbiamo cercare di innescare questo circolo virtuoso, sollecitando magari l'apprendimento come mettendo in luce quali sono i riflessi pratici della conoscenza che andiamo ad acquisire. A proposito di spinte emotive, siamo andati a chiedere ai nostri intervistati cosa induce in loro l'avere a che fare con le proprie finanze. Quello che emerge è che, diciamo, in media per il 50%, per un investitore su due, spesso avere a che fare con la gestione delle proprie finanze, con il proprio conto corrente, con la lettura del proprio estratto conto, o avere a che fare con la gestione del monitoraggio dei propri investimenti, genera stress, genera un malessere, genera un disagio. E stress, disagio, malessere si accompagnano spesso a un atteggiamento di evitamento, come si dice proprio in psicologia, un tentativo di deresponsabilizzarsi o di scaricare le proprie responsabilità su qualcun altro. Abbiamo rilevato alcuni tratti comportamentali, l'abbiamo detto da stamattina, lo dicono in tanti, l'ha detto il dottor Gaetano della Commissione Europea, l'ha detto il prorettore dell'Università Politecnica delle Marche, ce l'ha ricordato la professoressa Lucarelli. Ci sono alcune distorsioni, alcuni errori che compiamo più frequentemente. Non siamo investitori razionali, siamo investitori che si lasciano guidare spesso dalla pancia. Che vuol dire? Che spesso, piuttosto che valutare quanto più possibile oggettivamente le informazioni che abbiamo a disposizione, ci lasciamo condurre dall'istinto, da un innato ottimismo, oppure da un'avversione alle perdite che ci porta allo status quo e quindi magari ci allontana anche dal partecipare ai mercati finanziari. Siamo condizionati dalla rappresentazione dell'informativa finanziaria, e la professoressa Lucarelli stamattina ha ricordato il progetto di ricerca che abbiamo condotto assieme nel 2015. Il vestito cambia la percezione, l'abito fa il monaco in questo caso, perché lo stesso prodotto, quando veniva rappresentato con informative, schede, prodotto differenti, veniva percepito come più o meno rischioso, e a fronte dello stesso prodotto ma con un diverso, con una diversa forma, con un diverso contenitore, i nostri intervistati manifestavano una diversa attitudine, una diversa propensione ad investire in quello stesso prodotto. Qui c'è il ciclo che porta dalla pianificazione finanziaria, dalla gestione delle proprie spese quotidiane all'investimento. Cosa abbiamo trovato? Meno di un quarto dei nostri intervistati pianifica e monitora le proprie spese familiari. Più del 50% ha un budget, almeno dichiara di avere un budget, ma solo il 13% lo rispetta sempre, forse perché solo il 24% monitora questo budget, questo piano delle proprie uscite, delle proprie entrate con note scritte. Il 61% risparmia soprattutto per motivi precauzionali, per carità, niente di male mettere da parte i soldi per i tempi bui, però questo vuol dire risparmiare in via residuale tutto ciò che resta dopo aver speso. Invece, per costruire un investimento, per costruire un risparmio, magari bisogna darsi degli obiettivi prima di risparmio e poi di spesa. Il 30% non ha percezione della propria solidità economica, quindi il 30% non ci ha saputo rispondere quando abbiamo chiesto loro se sarebbero in grado di far fronte a una riduzione di un terzo del proprio reddito su un arco temporale di un anno. Ancora, il 41% degli intervistati non sa cosa valutare prima di investire. Non parla né di obiettivi né di orizzonte temporale. La maggior parte delle persone, quando gli si chiede qual è il tuo obiettivo di investimento, parla di un obiettivo di rendimento, senza pensare al valore del denaro in termini strumentali, in termini funzionali.
non è corretto approcciare l'investimento chiedendo di guadagnare il più possibile. Bisogna pensare ai propri obiettivi di vita, tradurli in necessità di spesa e quindi solo dopo cominciare a ragionare in termini di investimento e di guadagno desiderato. Il 53% preferisce l'informal advice, vuol dire che chiediamo al cugino, al zio, al parente, perché allora è andato bene l'investimento e ci buttiamo anche noi e acquistiamo quell'obbligazione strutturata. Il 57% non legge documenti informativi e il 27% investe anche se non comprende. Quando abbiamo domandato se non comprendi l'informazione finanziaria, che cosa fai? Solo il 27%, fortunatamente, se possiamo dire solo, investe anche se non comprende. Il 25% ha risposto non so cosa faccio se non capisco quello che leggo. Ancora è poco apprezzato lo scambio di informazioni con il consulente, quindi tante persone non sanno quanto è importante compilare il questionario per la valutazione di adeguatezza. E spesso io, quando mi trovo a fare le lezioni alle associazioni dei consumatori e alle associazioni territoriali per le fasce più vulnerabili della popolazione, mi focalizzo proprio sull'offrire la conoscenza di quello strumento, sul far capire alle persone che quello è uno strumento di tutela e non un mero adempimento burocratico. Chiudo con questa slide perché anche questo, torniamo a parlare di educazione finanziaria, tutte queste evidenze sono spunti di riflessione su quelli che possono essere le opportunità ma anche le sfide e le criticità connesse allo sviluppo e all'implementazione di una strategia nazionale. Qua ci sono le fasi della strategia nazionale come disegnate dall'Ocse. Ci sono tante cose da fare, molte le stiamo già facendo.